Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come notate dal mio cappellino, questo è uno di quei video che fa parte della serie dei video natalizi. Il video è un video di cucina, è un tutorial di cucina ed è in collaborazione con Francesca del canale Sugar Art, di cui vi lascio il link giù nell'info box, e Fabri del canale Fabri Fornelli. Anche di Fabri vi lascio il link giù nell'info box. Abbiamo pensato di collaborare su tre ricette di cucina natalizie. I biscotti sono un classico delle feste natalizie. Io ho pensato di realizzare i cookies americani in versione lactose free. Per sapere come realizzare i miei cookies americani lactose free, vi lascio gli ingredienti e mi raccomando, ricordatevi di andare a visitare il canale di Francesca Sugar Art e Fabri ai Fornelli. Ciao, vi lascio la ricetta. Buon Natale! Gli ingredienti per realizzare i miei cookies americani sono 180 g di farina tipo 0, 180 g di gocce di cioccolato fondente, 2 uova di cui un intero e un tuorlo, 130 g di burro delattosato, 50 g di zucchero di canna, 100 g di zucchero a velo, 2 g di estratto di vaniglia o anche più se piace, 2 g di bicarbonato di sodio e 5 g di sale. Per prima cosa, in una ciotola capiente, monto il burro ammorbidito perché a temperatura ambiente con lo zucchero di canna, la vaniglia, l'estratto di vaniglia e un po' di zucchero a velo che aggiungerò pian piano. Al composto montato aggiungo prima un uovo intero e continuo a montarlo, poi il tuorlo e riprendo a montare. Una volta che anche il tuorlo si è ben amalgamato al composto, con un setaccio la farina, il sale e il bicarbonato di sodio. Mescolo il tutto prima con una spatola, ma poi uso le fruste elettriche.
come ultimo ingrediente unisco le gocce di cioccolato e continuo a montare con le fruste elettriche. Una volta terminata la preparazione dell'impasto dei miei cookies, preriscaldo il forno. Nel frattempo ho preparato su una leccarda un foglio di carta da forno sul quale andrò ad adagiare le varie palline di biscotto. Per dar forma ai cookies non utilizzo nessuno strumento particolare, ma due semplici cucchiai con i quali mi aiuto e creo delle palline belle abbondanti, perché voglio che i cookies vengano belli grandi, dei bei biscottoni da latte. Questo tipo di impasto va cotto in forno caldo, come ho già detto, per 10-15 minuti a 180 gradi circa. Ovviamente il tutto dipende da forno a forno. Visto che io invece voglio creare dei cookies belli grandi, li lascerò in cottura qualche minuto in più. In pratica dovremo toglierli dal forno quando sono belli dorati, sia sulla parte superiore che in quella inferiore. Con le dosi che vi ho dato si ottengono 14 bei biscotti belli grandi. Ovviamente se si fanno di dimensioni più piccole se ne riescono ad ottenere molti di più. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su, condividete la ricetta, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi ricordo di visitare i canali Sugar Art e Fabri Fornelli. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!